Antonio Rossito, coautore di questo libro Inchiesta su Bibbiano, ma com'è nato questo libro? Sì, è partito dopo la notizia dell'inchiesta sugli orrori di Bibbiano. Siamo stati gli unici giornali, sia La Verità che Panorama, a approfondire in maniera diciamo massiccia il tema. E il libro è partito appunto, lo spunto è stato un'inchiesta di Panorama in cui abbiamo cercato di ricordare, rievocare, scovare carte di vecchi casi, ma anche di casi più recenti, in cui in qualche maniera si replicava quel sistema che già era emerso nel caso di Bibbiano. Da queste inchieste e dalla cronaca che quotidianamente la Verità ha seguito con un massiccio uso di giornalisti, approfondimenti, eccetera, è nato appunto questo libro che è uscito subito dopo l'estate. È stato il primo libro appunto sul fenomeno, si intitola I fabbricanti di mostri. Parte dal caso di Bibbiano e poi analizza tutta una serie di casi in cui è emerso una situazione analoga e agghiacciante. Quindi c'è lo zampino, diciamo, dello stile di Panorama in questa inchiesta. Certo, lo spunto è stato appunto un'inchiesta di copertina di Panorama in cui venivano raccontati, come dicevo, questi casi e poi le successive inchieste. Quindi diciamo nasce da quello e poi ovviamente si combina con gli articoli della Verità. Ma come mai fa? Ha suscitato tante polemiche, insomma fa un po' paura questo caso da sviscerare. Come te lo spieghi? Dall'inizio in effetti noi siamo stati gli unici giornali a seguire questa vicenda. Probabilmente il fatto che venisse coinvolta una parte politica, quindi in questo caso il centrosinistra, in questo sistema emiliano-romagnolo dei servizi sociali e dell'affidamento, ha fatto sì che buona parte della stampa vicina a quelle posizioni ignorasse o derubricasse queste accuse. Anche recentemente lo cogliamo perché la chiusura dell'indagine su Bibbiano ha avuto molto meno eco che la decisione della Cassazione riguardo l'arresto del sindaco di Bibbiano, che è un esponente del PD che a giudizio appunto degli Ermellini non doveva essere arrestato. Una notizia ha prevalso sull'altra, ma a nostro giudizio era ben più importante la chiusura di un'indagine così raccapricciante, che ha squarciato veramente un mondo di silenzio e di omertà, come sembra essere l'inchiesta su Bibbiano. Come spiega il fatto che il sindaco non è più agli arresti domiciliari? La decisione del sindaco, semplicemente quello che ha voluto dire la Cassazione, che ha giudicato l'arresto del sindaco di Bibbiano Carletti non era necessaria, quindi non vuol dire che lui presumibilmente, così come alle altre persone a cui è stata notificata la chiusura dell'indagine, presumibilmente la procura chiederà anche per lui il rinvio a giudizio. Non è uscito dall'indagine, diciamo che l'unico aspetto diciamo giudiziario è che i reati sono passati da 4 a 2, rimane l'abuso d'ufficio. Quello che ha voluto dire la Cassazione è che sostanzialmente non era necessario l'arresto, cioè sostanzialmente non esistevano i motivi di inquinamento delle prove piuttosto che l'altra casistica che poteva giustificare il suo arresto. Quindi rimane chiaramente nell'inchiesta, la Cassazione dice però che a loro giudizio non andava arrestato, non vuol dire però che viene scagionato oppure che il suo ruolo è meno determinante nell'inchiesta. Ecco. Senta, una domanda tecnica, ma chiudono le librerie, ma i libri però si vendono, i libri dell'inchiesta, tu stai girando l'Italia, hai presentato questo libro, cosa dici? Beh, questo è un libro che ha un canale diverso, che è quello delle edicole. E devo dire che fin dall'inizio ha avuto un grande riscontro, è stato distribuito appunto in tutte le librerie d'Italia e ha avuto un successo che noi stessi non ci immaginavamo. E quindi certamente questo è un buon segno anche per lo stato dell'editoria.